Il partito Sant'Antonio ringrazia la famiglia Salesiana, il parroco Don Lillo Augusta, il comune di Vedara, il sindaco onorevole Anthony Barbagallo, l'assessore Domenico Scirè, il comitato festeggiamenti, la ditta ortofrutticola Cicala di Orazio Cannavò, il deposito di materiali edili Ciccio Viola di Viola Francesco, strutture Lucio e il figlio Alfio Ravisarda, scenografie la giovane Lucia Sampataro alla sua prima esperienza, service Maurizio Cardillo, spettacolo pirotecnico Orazio Petrolito dalla ditta Zio Piro di Gianni Vaccalluzzo, consulenza musicale audio studio di Domenico Pappalardo. Un fraterno ringraziamento agli amici del partito Piazza con i quali anche quest'anno abbiamo realizzato questi meravigliosi cari mariani, espressione di una tradizione più che centenaria tramandata dai nostri padri in onore di Maria Santissima Annunziata, nostra padrona. Il partito Sant'Antonio ricorda con immutato affetto il sacerdote veterese Pietro Vinci nel 20° anniversario della sua scomparsa, ringraziando il Signore per il suo instancabile servizio pastorale come rettore del santuario dell'Annunziata e parroco della parrocchia Sant'Antonio Abate. Affidiamo la sua anima nelle braccia della Vergine Santa che egli tanto amò lungo tutta la sua vita. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che con la propria offerta e in vario modo e a svariato titolo hanno contribuito alla realizzazione del caro mariano Partito Sant'Antonio anno 2013. Data come ultimo messaggio del Papa Emerito Benedetto XVI e primo del Sommo Pontefice Francesco all'intera cristianità. È un'espressione con la quale la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù. La luminosità degli eventi centrali e pubblici della sua vita terrena sono alimento e sostegno della nostra fede. Il battesimo nel Giordano, con il quale il Figlio di Dio si mostra vicino ai peccatori, ricevendo il battesimo purificatore predicato da Giovanni il Battista. L'inizio dei segni prodigiosi a Cana, dove Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli. La trasfigurazione sul Monte Tabor, nel quale sul volto di Gesù sfolgora la gloria della divinità che porta a compimento l'opera della legge e dei profeti e l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale egli si fa nutrimento con il suo corpo e il suo sangue, testimoniando il suo amore per l'umanità, continuato fino alla fine del mondo attraverso l'opera salvifica della Chiesa. Essa, suo corpo mistico, ha offerto al popolo di Dio quattro grandi verità di fede riguardanti la Vergine Santissima che Pedara invoca come speciale protettrice. Il Concilio di Efeso del 431 definì il dogma della Divina Maternità di Maria. Dal titolo di Madre di Dio derivano gli altri con cui la Chiesa onora la Madonna. Il Beato Pio IX definì nel 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione. Maria è preservata da ogni macchia di peccato perché doveva essere la madre del Redentore. Il Venerabile Pio XII proclamò nel 1950 quel
quello dell'assunzione in cielo in anima e corpo, poiché non poteva essere soggetta alla corruzione del sepolcro colei che aveva generato il Salvatore. Infine, per il posto unico che Maria ha nella comunità dei credenti, nel 1964 il venerabile Paolo VI diede a Maria il titolo di Madre della Chiesa. Evento centrale della nostra fede è l'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo virginale di Maria. Il Verbo, la parola eterna del Padre, si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. A lei, madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera affinché aiuti, alimenti e sostenga la nostra fede. Insegnaci, o Vergine dolcissima, a guardare con gli stessi occhi di Gesù, affinché egli sia luce sul nostro cammino. Viva Maria, Santissima Annunziata!